Le voci che circolavano sul web nelle scorse giornate sono state confermate. Ecco cosa sta accadendo tra Greta e Giselda del GF. Giselda Torresan è intervenuta nella querela tra Sergio e Mirko dopo la festa del GF, ma pare che la veneta abbia avuto delle uscite poco felici ed ora arrivano le conseguenze. Scopriamo cosa sta accadendo tra gli ex protagonisti del reality più famoso della TV. Bufera per le affermazioni di Giselda su Greta. Volano stracci tra gli ex protagonisti del Grande Fratello nella calda estate 2024, e la polemica nata dopo la festa del reality si sta allargando di giorno in giorno. Per chi non avesse seguito la vicenda, tutto è nato dalle parole di Amedeo Venza che ha riportato un fatto accaduto durante la festa di mesi fa. Mirko avrebbe detto a Greta che le donne sono tutte TR asterisco asterisco IE. Mirko ha negato con forza questo episodio ed ha attaccato l'esperto di gossip, ma Sergio Dottavi successivamente ha confermato l'accaduto. Nella querela è entrata anche Giselda Torresan. L'ex GFina ha difeso Mirko ed ha attaccato Greta, andando a toccare elementi privati della Rossetti. Almeno io vado sempre a testa alta, arrivo da una famiglia di buoni valori. Mai una multa, mai pagato le tasse in ritardo di un giorno e mai stata chiusa dietro le sbarre. Mai fatto un mutuo, sempre lavorato onestamente, ha tuonato la Torresan sui social, aggiungendo, ma il padre dov'è o dov'è stato? Giselda si riferiva al passato del padre di Greta, che è stato in carcere per un periodo e che proprio la Rossetti ha svelato nella casa del GF. Le parole della ex GFina hanno sollevato un polverone con conseguenze che potrebbero essere anche molto gravi per lei. Giselda si becca una querela dopo il GF. La conferma. Sul web si era già vociferato di una possibile denuncia per Giselda e successivamente Marcella Bonifacio, la mamma di Greta, ha sbottato sui social annunciando azioni legali. Ma cosa ti sei fatta? Perché tu puoi toccare qualsiasi argomento, ma che tu tocchi un argomento così delicato, bah! Quando quella sera lei non c'era neanche. Quindi perché ti metti in mezzo su una cosa che non ti deve interessare innanzitutto, e poi cosa c'entra mettere di mezzo altre persone? Una letterina in più visto che oggi sono a Milano posso anche farla scrivere. Sto andando in questo momento a fare la querela perché ho sentito il mio legale e mi ha detto che comunque lei non doveva permettersi di parlare della parte privata di cui sapete. Non faccio pubblicità a lei. Vado dai carabinieri e poi porto la carta al mio legale che pomeriggio sarò lì da lui per le altre. Magari dopo ci pensa due volte prima di voler emergere così infangando e parlando poi male, specialmente quando parli di terze persone sui social. Ma la conferma definitiva è giunta poco più tardi da una delle esperte di gossip più note, Deianira Marzano, che ha condiviso un post, pare che Giselda sia stata querelata per diffamazione e mi sembra anche giusto per quello che ha detto. Detto ciò lei non era quella precisa che pagava i mutui? Beh ora non lo è più, a quanto pare,